Isabella Rauti festeggia finalmente la nascita di Rete Attiva per Roma, un nuovo movimento che potrà dare a questa città un periodo di cittadinanza attiva nuovo. Sì, inizia oggi un movimento cittadino, che non sarà un periodo ma sarà il futuro di questa città. Noi vogliamo che i cittadini si impegnino, e lo vogliono anche i cittadini in prima persona, ognuno oggi si muove per il suo quartiere, per il suo comune, per i bisogni più vicini alle persone. Io credo che i movimenti associativi possano fare molto anche per spingere e stimolare le amministrazioni, che le associazioni arrivino lì dove le istituzioni stentano ancora ad arrivare, ma soprattutto il problema è di camminare insieme. Questo percorso non è un percorso alternativo alla politica, è un percorso parallelo alla politica, e insieme all'intervento delle istituzioni e all'impegno di tutti si possono risolvere i problemi e introdurre grandi riforme. Io credo molto nello spirito associativo, credo molto nel volontariato, io vengo da quel mondo oltre che dalla militanza politica, e penso anche che questo sia il momento più propizio, al di là delle ideologie, i bisogni concreti, i bisogni delle persone con una visione della vita e dell'azione che sia veramente sussidiaria. All'interno della rete confluirà anche il contributo di Noi per Roma. Cosa porterete come associazione a favore anche di chi si approccia per la prima volta ad una realtà del genere? Allora, intanto noi siamo tra le 5 associazioni che hanno fondato la Rete Attiva, che è un'associazione di associazioni, che non è però un contenitore di contenitori, ma vuole essere una comunità, e una comunità condivisa, una comunità di cittadini. La mia associazione continuerà a contribuire, come ha fatto anche, io direi, un po' preparando questo percorso. I nostri temi resteranno gli stessi, e sono quelli dell'intervento per il decoro urbano, la qualità della vita, ma anche molta attenzione alla solidarietà e alla sussidiarietà. Questo è quello che noi porteremo all'interno della Rete Attiva, nella convinzione che agendo in rete e mettendo la nostra esperienza a disposizione delle esperienze delle altre associazioni, noi moltiplicheremo sforzi, impegni ed effetti.